do la parola a Bubbico e poi le conclusioni di Massafra. Grazie. Sì, grazie. Io intanto voglio ringraziare tutti voi per aver organizzato questo momento di riflessione su un tema di grande importanza e di rilevanza strategica per il nostro Paese, soprattutto in un momento di grave crisi economica, di difficoltà che ancora perdurano. E il Ministro Orlando ha dato il quadro delle iniziative e delle azioni e ora il Dottor Santoro ha dato, diciamo, con alta competenza tecnica ma anche con valutazioni politiche di prospettiva molto pertinenti il quadro degli strumenti che abbiamo a disposizione per presidiare la nostra economia, tanto da garantire percorsi di legalità. E tuttavia, nonostante questa strumentazione abbastanza matura, complessa, ben articolata, tutte le attività di polizia giudiziaria, le iniziative delle procure antimafia, e il procuratore Roberti avrebbe potuto dirci cose molto molto significative al riguardo, da quelle attività emerge un mondo di relazioni intense tra transazioni finanziarie, gestione delle risorse finanziarie con le organizzazioni criminali. C'è una relazione molto forte, così come esiste una relazione molto forte tra criminalità organizzata, mafie diversamente e variamente organizzate e fenomeni corruttivi. L'attenzione quindi è utile e necessaria per liberare le tante energie compresse nel nostro Paese. Da tutte le valutazioni, da tutte le analisi emerge diciamo una dimensione di aterritorialità di questo fenomeno. E però diciamo le conseguenze, le ricadute di questi fenomeni, di questi percorsi illegali di finanziarizzazione dell'economia che ci espongono sempre di più a rischi di questa natura, le ricadute riguardano una parte significativa del nostro territorio, del nostro Paese, che coincide con quella parte più debole dal punto di vista sociale, dal punto di vista civile, dal punto di vista dei diritti e dal punto di vista economico, cioè il Mezzogiorno. E quindi la questione si pone in tutta la sua drammaticità anche in termini di politiche di sviluppo e di politiche per alimentare la crescita nel nostro Paese e di politiche capaci anche di presidiare e regolare la redistribuzione della ricchezza. E quindi io penso che la nostra attenzione debba essere rivolta essenzialmente a questo, perché sul piano della prevenzione e della repressione la strumentazione, ripeto, è abbastanza matura. Oggi va presidiato lo scenario internazionale, quello europeo, in modo particolare il negoziato per la Brexit. Su questi temi deve prestare particolare attenzione, perché è proprio, diciamo, nel Regno Unito che si concentrano le più grandi operazioni di natura illegale. I paradisi fiscali, diciamo, colpiscono direttamente e immediatamente l'immaginario collettivo, ma diciamo, i luoghi nei quali la concentrazione della finanza si determina sono luoghi ufficiali, sono luoghi noti, sono luoghi conosciuti. E quindi il venir meno eventualmente delle regole proprie e dell'avanzamento che il quadro ordinamentale europeo è riuscito a determinare ci espone a particolari fattori di rischio. Quindi sarà importante preservare e presidiare quelle frontiere faticosamente conquistate
perché a partire dall'ordine di cattura europeo alla gestione delle attività investigative e alla condivisione delle informazioni in ambito europeo, quegli avanzamenti possano essere presidiati. La direzione investigativa antimafia ha maturato nel corso di questi anni una grande competenza, una grande capacità di analisi, ma anche di attività repressiva. E noi dobbiamo agire perché, proprio partendo da queste considerazioni, possa emergere una indicazione su quello che è necessario fare per sostenere un nuovo ciclo economico nel nostro Paese. Partendo dall'osservatorio Viminale, io mi sono convinto che noi abbiamo certo bisogno di risorse finanziarie aggiuntive, abbiamo certo bisogno di nuovi investimenti pubblici e privati, ma la risorsa più scarsa, che forse meriterebbe di essere considerata, è quella relativa ai fattori di legalità e di regolazione. E provo a dirla anche da cittadino del Mezzogiorno d'Italia e da esponente politico del Mezzogiorno d'Italia. Al Sud servono più regole, serve più legalità e meno soldi. Se noi riuscissimo a far valere i principi di legalità e ad affermare i diritti di cittadinanza attraverso investimenti pubblici materiali sulla giustizia, si chiede sempre a gran voce più polizia, più carabinieri, più finanza. Non è quello che serve, anzi, chiedere più carabinieri è un modo per alimentare la cultura dell'alibi, perché la lotta alla criminalità organizzata, alle mafie, non la si fa schierando un maggior numero di poliziotti, carabinieri o finanzieri, ma lo si fa pretendendo ed esigendo il rispetto delle regole. E mi ha colpito particolarmente qualche settimana fa, partecipando ad una iniziativa a Milano, la storia di un venditore ambulante, meridionale che va a Milano, che organizza, non so se proprio tramite la CGIL, iniziativa degli ambulanti a tutela dei loro diritti. E questo ambulante non aveva mai partecipato, Davide, ad una manifestazione antimafia, non sapeva che cosa fosse, diciamo, la militanza antimafia, ma nella sua funzione di rappresentante degli ambulanti, partecipando alla commissione commercio del comune di Milano, non del comune di Milazzo, del comune di Milano, si era impegnato perché venissero varate delle norme di trasparenza nella gestione del commercio ambulante. È una battaglia solida, documentata, con proposte molto precise. E questo commerciante, questo ambulante, viene ammazzato una mattina alle 5 da un commando della criminalità organizzata, della mafia. E allora anche da quella storia emerge di quanto sia più potente e penetrante l'attività tesa a chiedere il rispetto delle regole piuttosto che a rivendicare interventi speciali da parte dello Stato. E nel Mezzogiorno serve tanta finanza legale e serve anche tanta legalità, tanta capacità di rispettare le regole, perché le energie presenti in quella parte del territorio, ma ovviamente questo ragionamento vale per tutto il Paese, possano esprimersi efficacemente. Noi viviamo una singolare situazione che è fatta di contraddittorietà e di eccessi. Noi eccelliamo, ad esempio, nella capacità di mettere a punto strumenti come
ci è stato detto dal dottor Santoro, noi otteniamo riconoscimenti, abbiamo atti, documenti che segnalano, misurano l'avanzamento istituzionale, la capacità di esercitare controlli, tutto ok, tutto perfetto. E poi non riusciamo a trasferire questa attenzione e questo avanzamento anche di natura istituzionale, non riusciamo a trasferirlo nella operatività concreta. E l'operatività concreta talvolta richiede anche operazioni banali. Si discute di agenda digitale e la tracciabilità e la verifica dei flussi finanziari rappresenta sicuramente una modalità efficacissima per contrastare i fenomeni di penetrazione criminale nell'economia legale, ma anche di corruzione. Il flusso di risorse pubbliche che viene riversato nelle diverse attività economiche potrebbe ben facilmente risultare monitorato attraverso link, attraverso coordinamenti, attraverso la interoperabilità dei diversi sistemi operativi presenti e alimentati dalle base dati di ciascuna componente, di ciascuna amministrazione. E però spesso la pigrizia, solo pigrizia, impedisce che queste connessioni si realizzino, e quindi la grande capacità, le grandi esperienze, le grandi competenze che emergono e che ci vengono riconosciute a livello internazionale, e penso appunto all'unità di informazione finanziaria che viene segnalata per la grande capacità, le dotazioni tecniche, le acquisizioni operative che riesce a garantire, non viene poi trasferito nelle dinamiche concrete operative, e accade che diciamo una semplice disposizione di un presidente del parco circa la sussistenza di un requisito d'accesso al contributo pubblico, mi riferisco al parco dei Nebrodi, metta in discussione un sistema collaudato di acquisizione di risorse pubbliche da parte della mafia. E quindi più attenzione alle cose banali o considerate banali, ma che risultano invece determinanti per introdurre i necessari granellini di sabbia che capaci di inceppare il meccanismo mafioso, dal momento che i fenomeni opachi nella gestione della finanza inevitabilmente prima o poi incrociano la mafia, e non è diciamo una visione estremista, ma è esattamente quello che emerge dalle attività di polizia giudiziaria, quello che emerge anche dai rapporti della Direzione Investigativa Antimafia e quello che emerge dalle analisi della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Giustamente è stato segnalato il riferimento a finanziamenti illeciti non solo di tipo mafioso, organizzato da soggetti criminali, ma anche organizzato da soggetti criminali a servizio di organizzazioni terroristiche. Questo è un fenomeno analizzato, presente, rispetto al quale il nostro Paese svolge una funzione di riferimento in ambito europeo ed internazionale, mettendo a disposizione tutte le competenze di cui dobbiamo essere orgogliosi e che dobbiamo saper utilizzare anche in una dinamica ordinaria, perché l'eccellenza in alcuni ambiti, in alcuni settori, diventi corretto funzionamento dell'intero sistema. Grazie.